Amici bentornati sul canale 9000 Giri e elaborazioni autosportive. Oggi parliamo ancora di BMW, BMW è direi il marchio più gettonato. Se andate a vedere sull'archivio elaborazione del sito www.nomilagiri.it ci sono più di 300, forse arriviamo a 400 eh, schede vettura solo BMW, quindi assolutamente il marchio che ehm, ci portano di più da lavorare in sostanza. Sul quale fare delle modifiche, in questo caso, il cliente è un cliente nuovo che probabilmente, anzi, sicuramente abbiamo eh, ricevuto grazie alle, ai filmati che facciamo spesso vedere sul canale. Come dicevo, ci ha portato questa serie 1 recentissima sulla quale. Abbiamo steso un, diciamo, un, un programma, un progetto che pian pianino andremo a svolgere, però fatto a tappe. Quindi, per il momento, la macchina è assolutamente stock. Il cliente ha voluto iniziare con alcune parti di carrozzeria, nello specifico una parte anteriore e una parte posteriore. Quindi, questo è l'appendice aerodinamica si chiama o appendice aerodinamica che viene prodotto dalla Maxton Design questi pezzi di carrozzeria possono essere sono forniti chiaramente in maniera specifica per il singolo modello calzano perfettamente per cui per chi li deve montare è assolutamente un, un lavoro in sicurezza perché bisogna sempre calcolare che tutti i pezzi di carrozzeria se vengono montati in maniera impropria Possono essere pericolosi, soprattutto per gli altri, perché se si staccano delle parti anteriormente, ma soprattutto posteriormente, finiscono poi sulle macchine che seguì. Attenzione a chi, fa, a chi affidate questo genere di lavori, perché non è la prima volta che qualcuno si è perso uno spoiler, un dam posteriore, una minigonna, creando anche non pochi, non pochi disastri. Quindi, questo tipo di. Ehm, prodotti sono fatti e, e devono calzare perfettamente. Poi sta a noi, ovviamente, montarli con il giusto, giusto impegno, con la giusta eh, esperienza. Come dicevo, sono tutti pezzi che sono specifici per ogni singola macchina e vengono proposti in tre ehm, tipologie: o nero lucido, quindi, con questa macchina qua direi che è stata la scelta, ovviamente, più logica o finitura carbonio oppure grezzi con una plastica grezza che uno al limite può dandogli un primer verniciarla nel colore della carrozzeria. Solitamente noi li ordiniamo eh, quasi tutti quelli che abbiamo da quando abbiamo instaurato questa collaborazione li abbiamo ordinati in nero lucido. Sulla parte posteriore, come abbiamo già fatto vedere su tante altre vetture, uno spoilerino in aggiunta sempre maxton design uno spoilerino in aggiunta molto discreto che si va a aggiuntare si vede basta vedere le arie basta vedere che è una cosa sembra uscito così dalla casa quindi il fatto di avere dei pezzi che montano come dire in maniera perfetta. Noi che siamo un po' dei perfezionisti e non ci piacciono molto le macchine troppo alla Fast and Furious, ognuno ha <ride> i propri gusti. Ecco, lavori di carrozzeria di questo genere sono sicuramente. Eh, dal nostro punto di vista la soluzione è migliore. Questa è un'azienda, come dicevo la Maxon Design è un'azienda che opera in Polonia, ehm, che produce veramente tantissime parti per un'infinità un di vetture. Ovviamente se uno mi chiede la Dacia Duster probabilmente eh, non fanno nulla. Dovrei cercarlo, magari fanno anche qualcosa per la Dacia, Duster, però diciamo che per le macchine più gettonate, BMW, eh, Mercedes, Audi, Fiat, eh, Alfa Romeo c'è veramente di tutto. Adesso abbiamo in ordine due, abbiamo due Grossi ordini in ballo, uno per un RS3 e uno per un S4, dove ci hanno chiesto di fare tutto il kit di carrozzeria. Siamo molto ansiosi che arrivino questi pezzi per poi chiamare i clienti e fare il montaggio. Lì faremo proprio due video apposta su eh, componenti di questo genere. Cioè, qua abbiamo montato due parti là, un kit è composto da 7-8 particolari perché prende appunto anche gli splitter, prende le minigonne, prende anche tante altre parti. Comunque qualità del prodotto eccellente io penso che il cliente rimarrà sicuramente soddisfatto e presumibilmente proseguirà con eh, il, la restante parte dei lavori che abbiamo pianificato che andrà parte sull'estetica parte ovviamente sul motore questo è implicito eh, centralina filtro quant'altro e parte probabilmente anche sull'impianto frenante perché voleva avere qualcosina in più la veniciatura delle pinze e probabilmente anche i dischi, delle i dischi e le pastiglie ABC sportivi quindi direi che anche per oggi è tutto per questa BMW serie 1 eh, modificata a livello di carrozzeria è tutto per qualunque informazione ci potete sempre trovare allo 02 73 83 175 io sono sempre in sede dal lunedì al venerdì e rispondo a qualunque genere di informazione voi mi chiediate anche solo per un semplice consiglio eh, consultate il sito www.amilagiri.it cliccate sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima